Madrid, 11 luglio 1982. Stadio Bernabéu. Il mondiale spagnolo sta per giungere alla sua conclusione e si prepara la scena per l'atto conclusivo. Per il terzo posto i francesi in formazione rimaneggiata sono stati battuti dalla Polonia. Ora c'è grande attesa per l'ultimo atto del torneo e per sapere quale sarà la squadra che nella conquista del titolo succederà all'Argentina. Le imprese degli italiani e dei tedeschi hanno richiamato a Madrid migliaia e migliaia di sostenitori dell'una e dell'altra formazione. In attesa del confronto decisivo, la confusione attorno allo stadio aumenta di ora in ora, ma senza incidenti e con risvolti pittoreschi e di sano entusiasmo. Nella numerosa schiera dei tecnici e dei giornalisti presenti a Madrid si tende nel pronostico a preferire l'Italia per il modo autoritario col quale ha superato la Polonia in semifinale e soprattutto per aver vinto in precedenza la concorrenza dell'Argentina e del Brasile. La lunga, lunghissima attesa si esaurisce, Rummenigge e Stilicke fanno con i loro compagni il loro ingresso allo stadio ed ecco anche la formazione italiana che è in testa a Collovati e che naturalmente è guidata da Enzo Verzo. Per i due tecnici c'è la soddisfazione di avere portato la rispettiva formazione all'atto conclusivo del torneo, ma tanto Jupp Derwall quanto Enzo Verzo hanno la grande speranza di ottenere la conquista del titolo. Molte importanti le autorità nella tribuna d'onore, dai reali di Spagna al presidente Pertini al cancelliere Schmidt, da Kissinger al presidente della Federazione Internazionale Avelange. È giunto il grande momento per le due finaliste che vengono calorosamente applaudite dal pubblico e che ora si preparano allo scontro conclusivo. Questi sono gli atleti che hanno rappresentato l'Italia nella partita decisiva del campionato del mondo. Questi sono i loro avversari della Germania occidentale.
il saluto dei protagonisti alle autorità e al pubblico, il contatto tra i due capitani Rummenigge e Zoffo, direttore di gara e il brasiliano Coelho. Italia che batte il calcio d'avvio, un'Italia che non dimostra soggezione alcuna per il suo titolato avversario dopo le buone prove che ha sostenuto a partire dalla seconda fase del campionato del mondo. Jupp Derwall nella formazione tedesca ha inserito Rummenigge, sebbene si tema sempre per la contrattura muscolare che lo disturba, e ha inserito naturalmente Libarski, l'elemento che gode di maggior credito nelle file della squadra in casacca bianca. Si è viceversa rinunciato a Rubes, è stato preferito Fischer, che gioca praticamente in posizione di centroavanti. Questo primo tiro parte dal piede di Libarski, ma la palla non è assolutamente difficile per un portiere come Zoff. Nel grande stadio madrileno il colpo d'occhio è bellissimo, non c'è un posto libero, si gioca in condizioni ideali di tempo e di terreno. I tedeschi all'inizio sono stati abbastanza pericolosi, ma Rummenigge, non certo al meglio delle sue risorse fisiche, non si prepara sufficientemente prima di battere col destro e sciupa una possibile occasione. Sempre molto sorvegliato Paolo Rossi, che è marcato da Förster, e purtroppo è sfortunato Graziani, che riceve un duro colpo dal giocatore Dremler, rimane menomato ad una spalla e non è più in grado di continuare la gara. È lo stesso Graziani che fa segno alla panchina degli italiani che la sua menomazione lo obbliga a lasciare la finale. Lo fa con le lacrime agli occhi, il suo sostituto naturale è Altobelli dell'Inter. Il gioco continua e anche Breitner cade a terra, tuttavia il danno fisico che riporta è di minore gravità e, a differenza di Graziani, potrà continuare per tutto il corso della partita. Intanto Graziani tristemente lascia la scena della grande finale. Della contusione di Breitner si è preoccupato lo stesso Jupp Derwall, ma come dittovi Breitner sarà in grado di continuare il suo lavoro in campo. La partita è molto dura, le entrate sono molto decise da una parte e dall'altra, si preoccupa anche Bearzot in panchina, ha subito a sua volta una leggera menomazione gentile. Rivediamo in azione Altobelli. C'è un fallo di Briegel in danno di Conti. L'arbitro Coelho concede il calcio di rigore all'Italia. Momento quindi delicatissimo della finale. Calcio di rigore, Conti a terra. Viene portata in campo anche una barella che fortunatamente però non è necessaria e si attende il tiro dal dischetto. Il calcio di rigore in favore dell'Italia.
La palla è preparata a terra da Cabrini. Un momento di grande emozione per un atleta che deve battere un calcio di rigore in una finale iridata. Schumacher attende sulla linea di porta. Ecco che parte il tiro forte dal piede di Cabrini, ma è sbagliata la conclusione e la palla si perde sul fondo. Comunque l'Italia ha avuto il merito di non perdere la fiducia nei propri mezzi, anche quando per l'emozione il terzino sinistro della Nazionale e della Juventus non è riuscito a trasformare il tiro dal dischetto. Ora c'è un fortissimo tiro di Conti che viene bloccato da Schumacher. C'è questo attacco dei tedeschi iniziato dal giocatore Dremmler. E c'è Dremmler stesso che fallisce malamente la conclusione dopo essere stato servito da un preciso colpo di testa di Rummenigge. La prima parte della partita termina sullo 0-0. Tutto quindi è ancora possibile in questo episodio decisivo della 12ª Coppa del Mondo. We'll be right back.